Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura, come sempre, la questione del coronavirus. Sono aumentati a 301 i casi positivi, con un incremento di 44 persone rispetto all'ultima comunicazione di ieri. Si registrano anche 3 nuovi decessi, che portano a 13 il numero totale di morti per Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Sono 17 finora le persone clinicamente guarite. Attualmente sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 67 persone, di cui 11 nei reparti di terapia intensiva, come ieri. Sono infine 193 le persone in isolamento. E di fronte a questa emergenza, la Regione ha pubblicato oggi una serie di bandi per reclutare rapidamente il personale medico e infermieristico. I bandi sono reperibili nel sito arcs.sanitapium.fvg.it. Alle aziende sanitarie, agli istituti di recovero e cura a carattere scientifico verranno assegnati ulteriori 357 infermieri, oltre 545 già assegnati nella seconda metà di febbraio. Sentiamo l'appello del segretario provinciale della categoria, ovvero del NURSIND, che parla di una situazione molto grave tra il personale anche per la mancanza di dispositivi di protezione. Sentiamo. La situazione del personale infermieristico in tutta la provincia di Udine ormai è drammatica per la mancanza cronica del personale e non dovuto solo alla questione del coronavirus. Finalmente, dopo tante proteste che il NURSIND ha fatto, si è aperto uno spiraglio con il decreto 73 del 13 marzo per l'assunzione di ulteriori 180 infermieri per la provincia di Udine. Abbiamo chiesto ad alta voce le protezioni per tutto il personale che in prima linea le protezioni proprio individuali, in quanto c'è una carenza e non indifferente. Se gli infermieri si ammalano, tutto il sistema va in tilt. Attualmente sono disponibili 12 posti letto in terapia intensiva e si sta organizzando per avere ulteriori posti. È scorciatante veramente che gli infermieri del pronto soccorso e delle ambulanze, che devono fare il filtro per quanto riguarda il coronavirus, sono esclusi anche da una ridicola indennità delle malattie infettive. Ciò che mi sento di dire come cittadino e come professionista è di non uscire di casa. Possiamo isolare un virus solo se ci isoliamo noi, altrimenti le conseguenze possono essere anche drammatiche. Nel frattempo è stata raggiunta nelle scorse ore l'intesa tra sindacati e imprese. Dopo un lungo confronto andato avanti nella notte, è stato firmato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Stop alle scadenze fiscali di lunedì per tutti, già assicurato. Poi ci sarà un calo delle bollette al momento allo studio per alleviare famiglie e imprese. In arrivo anche ammortizzatori sociali, congedi speciali, sostegno alla liquidità delle imprese e nuove misure per aiutare il servizio sanitario in affanno per l'epidemia. E a proposito di situazione economica, siamo andati questa mattina a Udine Mercati, dove è a rischio anche l'approvvigionamento di merci e derrate alimentari, soprattutto dal sud Italia. Solamente questa settimana c'è stato un calo del 20%. Sentiamo il vicepresidente Giuseppe Pavan. La situazione oggi, in questa settimana, è una situazione abbastanza così surreale, diciamo la verità. Stiamo dando comunque il servizio a tutta la regione, anche fuori regione. C'è stato un calo a livello nazionale, ma anche a livello regionale, circa il 15-20% nella prima settimana. Quali sono le vostre previsioni? Ma innanzitutto, voi sapete che con l'incertezza e con i vari sindaci che hanno deciso, soprattutto sui mercati rionali, chiusure e non chiusure, tanti sono rimasti a casa per non rischiare di buttare via la merce. Un'altra cosa molto importante, i negozi del centro storico stanno abbastanza lavorando, però succede che i negozi, quelli che sono nei paesi vicini, lavorano molto meno e quindi potrebbero accadere molte chiusure e quindi col calo dei consumi. E anche autotrasportatori che magari non arrivano direttamente qua al mercato? Sì, dalla Sicilia, da altre zone che noi approvvigioniamo la merce, tanti autotrasportatori, tante aziende non vogliono partire, quindi ci sarà anche questo problema. Sicurezza, questione sicurezza, come la garantita ai lavoratori? Fin dal primo giorno, sia con la direzione, tutta la Udine Mercati sensibilizza soprattutto le distanze, le normative che tutti dicono, ma soprattutto anche chi ha le mascherine, il gel,
di usarlo. Noi come Udine Mercati abbiamo già distribuito alle aziende del gel disinfettante, le mascherine addirittura in tante aziende già da 10 giorni lavorano anche gli impiegati, l'amministrazione e chi sta fuori con le mascherine. Chi resiste sono i coltivatori diretti di Campagna Amica, riuniti al mercato coperto di Udine, dove si lavora in totale sicurezza e rispettando le regole, anche se non mancano le difficoltà, soprattutto per gli allevatori, con il latte che rischia di rimanere nelle stalle proprio per le difficoltà dei trasporti. Sentiamo l'intervista. Coltiviamo i nostri prodotti dai nostri campi e ci stiamo dando da fare, anche se abbiamo un problema anche per i nostri operai. Sono spesso impegnati a tenere i bambini e hanno queste problematiche qua. La gente comincia a riscoprire un po' sia il gusto dei sapori, la genuinità dei prodotti e la salvaguardia anche del tema ambientale. Il settore caseario sta risentendo un po' della situazione, dell'emergenza coronavirus? Certo che sì, sentiamo brutte notizie che arrivano non solo dalla Lombardia ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dove il latte purtroppo subisce una forte pressione negativa e ci sono alcune stalle costrette a tenerlo a casa nella cisterna, non si sa per quanto, perché poi purtroppo dovrà seguire altre strade. Beh, la gente negli ultimi giorni ha cambiato modo di fare, arriva la spicciolata, però teniamo duro. Non si vedono dei cali, dei grossi cali anzi. Lei è venuto a fare approvvigionamento? Sì, ho fatto un po' di scorta in questi giorni e sono ritornato stamattina per comprare ancora qualche altra cosa per la mia dispensa. Paura che finisca qualcosa, che ci sia un momento... Veramente no, per il momento il problema non c'è, qui ho sempre trovato più o meno tutto l'essenziale. Chiuso con un New Jersey in cemento sbarrato, il valico di seconda categoria tra Friuli, Venezia Giulia e Austria a Passo Pramollo, comune di Pontebba. Lo sbarramento è di ieri a mezzanotte, questa è l'immagine. Si trattava di un valico che avrebbe dovuto essere solamente presidiato in maniera dinamica. Nelle ultime ore tuttavia l'Austria sta adottando provvedimenti importanti per il contenimento del coronavirus come in Slovenia. A questo proposito il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è rivolto con un appello al governo sloveno affinché in nome degli ottimi rapporti provveda all'immediato sblocco dei valichi confinari e alla risoluzione delle criticità emerse negli ultimi giorni. Il blocco del traffico merci, afferma, rappresenta un'azione dannosa non solo per l'economia ma rischia di creare problemi drammatici anche nella lotta che stiamo facendo al diffondersi dell'epidemia, afferma. A rischio, conclude, sono le relazioni tra Italia e Slovenia. E intanto Buia diventa un caso nazionale. Grazie all'accordo tra il comune e un'azienda locale, la creazione tessili, verranno distribuite, già ne sono iniziati oggi, in questi 2 giorni, 7.000 mascherine. Oggi le prime consegne, in prima fila il sindaco Bergagna e i volontari della Protezione Civile. Sentiamoli. Buia sta reagendo molto bene. È iniziata la distribuzione delle mascherine. Si tratta di un prodotto fatto da un'azienda pugliese, Creazioni Tessili, che ha messo il tessuto. Il costo della realizzazione lo mette il comune. È un caso, credo, unico in Italia perché è un prodotto introvabile, un articolo introvabile. Non c'è un obbligo per le persone sane di portare una mascherina, ma considerata la situazione, il fatto che non se ne trovano, anche per rispondere ad una richiesta molto diffusa dalla gente, abbiamo voluto dare questo tipo di risposta. Tutto il paese partecipa, sente che c'è una reazione, Buia sta reagendo. Forse questa è la cosa più bella, più importante. Sono Alessia, una volontaria della Protezione Civile e quest'oggi sono impegnati 14 volontari del comune assieme ad altri 20 volontari delle altre associazioni del paese. La gente sta rispondendo molto bene, anzi ci attende quando suoniamo i campanelli ed è contenta di ricevere questo prodotto. Vediamo le altre notizie di cronaca scorrendo il nostro sito www.telefriuli.it con le notizie raccolte dalla nostra Paola Treppo. Arriva al lavoro e trova il collega morto nel cassone, una tragedia alle porte di Udine dove un 60enne di Azzano Decimo è stato trovato senza vita, stava svolgendo
Il suo turno di lavoro è uno dipendente di una ditta per la distribuzione dei giornali. Il fatto è accaduto questa mattina, il ritrovamento del corpo alle 4:30. E poi ci sono altre notizie che potete sempre vedere sul nostro sito www.telefriuli.it, costantemente aggiornato. E ora vi lascio salutandovi con due clip realizzati da Gian Domenico Ricci e Giancarlo Virgilio, racconta di quello Friuli che fa comunità in questo difficile momento del coronavirus, chi con la musica, chi con i disegni dei bambini. Buona serata a tutti, mi raccomando, restate a casa. Bravo!